Adesso chiamerei il sindaco di Mantova, Palazzi, al tavolo per un suo intervento. Grazie, sindaco. Grazie, grazie a voi, benvenuti. Saluto innanzitutto l'amico presidente Maurizio Fugatti, ringrazio Viloregio, il comandante Cestari, tutte le autorità presenti. Oggi è un momento, saluto naturalmente, ringrazio gli amici mantovani dell'associazione e il presidente del Parco del Bincio. Oggi è un momento importante perché è un altro passo che si aggiunge il nostro rapporto, un rapporto di amicizia che si è costruito e consolidato nel tempo e che ha visto alcune tappe fondamentali nel 1984 inizialmente, ma che ogni anno ha aumentato fino a 2 anni fa all'inaugurazione del Museo Hofer, di cui il direttore Asma è stato certamente un protagonista e un motore che ha unito, come lui stesso ha detto, il Tirolo e Mantova, le relazioni che abbiamo costruito. E oggi un nuovo passo, che è un passo non solo per la tarde, che tra poco insieme scopriremo e sveleremo, ma appunto perché si costruisce un percorso che ha diverse finalità, è stato detto, turistiche, storiche, che attorno alla storia si cerca anche di promuovere una nuova coscienza, la capacità di leggere non solo le tradizioni, l'identità dei popoli, ma di provare anche a rendere, diciamo, il pensiero un pensiero critico sul tempo che stiamo vivendo. Credo che anche questo, lo diceva il direttore, credo che anche questo sia un obiettivo di questo percorso e che però certamente ha anche la possibilità, attorno a questo percorso, ai nostri territori, di costruire una strada che fa della cultura, del paesaggio, della bellezza, della tradizione, in tutte le sue forme, di cultura materiale e di fatti storici, in territori e territori unici. Da questo punto di vista, parlo spesso con il presidente Fugatti, la stessa autostrada del Brennero è questo collegamento che ci unisce e che sempre più, io credo, noi dovremmo pensare come una vera e propria autostrada della cultura, riuscire attorno a quest'asse a caratterizzare davvero la straordinaria potenzialità di storia e di tradizione che da nord arriva fino all'Emilia Romagna, arriva fino a Modena. Ma io credo che sia un passaggio importante anche per aggiornare in qualche modo la nostra riflessione. In un tempo non facile, basta vedere quanto sta avvenendo appunto tra Russia e Ucraina, quanto sta avvenendo dentro il nostro continente, i confini dei nostri continenti. Noi dobbiamo, secondo me, anche tornare a dire che sosteniamo noi, questa è la mia opinione, questa è l'opinione credo condivisa da tutti noi, l'idea con forza che le identità non sono e non devono mai essere i muri, non sono e non devono mai essere elementi confliggenti, non sono e non devono mai essere elementi di chiusura, nazionalismi di chiusura, ma che in realtà attorno alle identità, dentro un processo, dentro un mondo globalizzato, dentro un continente che sempre più ci deve vedere uniti, si può costruire quell'idea forte di libertà, di partecipazione, di appartenenza dei popoli, che non sono confliggenti, che non sono elementi che possono essere contrastati, ma che proprio attorno alle identità, alle storie, si devono cucire le relazioni contemporanee, la voglia di costruire un futuro di popoli che hanno una storia e che quella storia custodiscono con orgoglio e che al tempo stesso sanno che quella storia, la storia di tutti i nostri popoli, è fatta di pensiero, ma è fatta anche di eventi, e come tali anche di eventi drammatici e tragici, come prima lo stesso direttore Asman ci ricordava per quanto riguarda noi, penso ai martiri di Belfiore. E allora ricordare oggi la figura di Hofer significa per me, significa credo per tutti noi, pure dalle latitudini diverse con le quali guardiamo a questa esperienza, a questo protagonismo di un popolo, non solo di un uomo, ma di un uomo che incarna anche fisicamente, in qualche modo, incarna davvero la voglia di libertà, di autodeterminazione di un intero popolo. Io credo che noi dobbiamo spingere sempre di più nel ricordo l'idea appunto che noi siamo qui per costruire ponti, per unire. Il percorso ciclabile che prima è stato tratteggiato, che è l'obiettivo, che è la voglia di
investire, è anche questo, è unire, è esattamente unire e fare di ogni tappa un momento nel quale non solo si celebra e si ricorda, ma nei quali si produce pensiero, perché appunto se c'è e c'è un valore culturale forte nel percorso che stiamo facendo, io credo che sia anche quello di rendere attuale, contemporaneo, questo pensiero, questo percorso, come se ogni tappa in qualche modo ci aiutasse a rilanciare l'idea di un'Europa che appunto attorno all'identità costruisce in realtà la sua forte unità e la sua capacità di essere capace di esaltare la storia e le tradizioni e al tempo stesso di essere capace di unire e di far sì che non vi siano nuovi muri. Io credo che questo sia un simbolo molto forte del percorso che si è costruito in questi anni. Io credo che anche per questo, ed è vero, i mantovani sentono questa storia come una parte della loro storia, in una terra appunto, come ben sapete, molto orgogliosa, ma al tempo stesso la nostra è una terra di confine, centrale ma al confine, con 8 province, con 3 regioni, tra nord e centro, e quindi questa dimensione di una terra in grado di valorizzare parte della sua storia e al tempo stesso anche di piangere parte della storia importante che ha caratterizzato la nostra terra, io credo che sia un elemento importante. Quindi grazie per essere qui, perché facciamo un passo che non è semplicemente, io credo, un punto d'arrivo, ma è un nuovo punto di partenza per lavorare assieme per costruire altre progettualità. Grazie mille.